Ciao, sono Marco Filippini, benvenuto sul mio canale. Oggi ti insegnerò degli esercizi per la mano destra, in quanto su ukulele, e come potrai vedere, questo è un ukulele soprano, va benissimo anche che utilizzi un ukulele concerto oppure un tenore, in quanto sono accordati allo stesso modo. È chiaro che se utilizzi un baritono le cose cambiano, comunque ho fatto un video proprio apposta riguardo questo argomento. Allora, partiamo da un semplice Do maggiore, quindi per fare un ripassino, anulare terzo tasto prima corda, ok? Il nostro semplice Do maggiore. Concentriamoci ora sulla mano destra. Iniziamo in questo modo. Cosa sto facendo? Il pollice della mano destra pizzica sempre la quarta corda, ok? L'indice prima va sulla terza, quindi faccio quarta corda col pollice, pizzico la terza corda con l'indice, ripizzico la quarta col pollice, pizzico la seconda corda con l'indice, ripizzico la quarta e ripizzico la prima, pizzico la prima. Quindi 1, 2, 3, 4, 1 e creo questo loop. Ok? Ora aggiungiamo, questo è un esercizio. Nel secondo esercizio manterrò lo stesso pattern, tuttavia utilizzerò il dito medio della mano destra in questo modo. Quindi pollice, indice, pollice, indice, pollice, medio. Quindi diciamo che quarta corda, pollice, terza indice, di nuovo quarta pollice, seconda indice, quarta pollice, prima corda medio. Ecco qua. Ok? Adesso introduciamo anche l'anulare. Io durante il video vado un po' di fretta, ovviamente. Possono anche volerci settimane per sviluppare questa manualità. Avete il video, potete rivedervelo anche 2000 volte, lo potete rallentare cliccando su impostazioni, velocità, lo mettete anche alla metà. Io comunque cerco di, come dire, fare sempre lo stesso schema, ok? Sarà sempre lo stesso schema, ma introduciamo anche l'anulare in questo modo. Allora, vediamolo lentamente. Pollice, quarta corda, indice, terza, di nuovo pollice, quarta, medio, seconda, pollice quarta, anulare, prima, pollice, medio sulla terza, sulla seconda, scusate, pollice, indice sulla terza e pollice. Quindi ve lo rifaccio mentre sto in silenzio. Se lo volete fare insieme a me, vi do il 4. E 1, 2, 3, 4. Facciamolo più lento ora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bene, ora possiamo cercare di fare anche un cambio di accordi. Quindi io suggerirei Do, La minore, Fa maggiore, Sol maggiore. Quindi Do, che abbiamo già visto come si fa, La minore, secondo tasto, quarta corda, il dito medio, Fa maggiore, aggiungo l'indice al primo tasto della seconda corda, Sol maggiore invece fatto in questo modo, dito medio, secondo tasto, prima corda, anulare, terzo tasto, seconda corda, dito indice, secondo tasto, terza corda. Quando faccio il cambio? In questo modo. Allora, vi do una dimostrazione e poi ve lo spiego. 1, 2, cambio. E cambio. Cambio. Se riesci, sarebbe bello farlo un po' più veloce. Osservate, conto 4. 1, 2, 3, 4.
conviene sempre chiudere con il do, così almeno do un senso anche armonico. Ora, questo giro e questo pattern ritmico e melodico conviene farlo negli esercizi che vi ho fatto vedere prima, cioè io adesso sto usando sempre pollice indice, pollice medio, pollice anulare, però conviene farlo anche nelle altre varianti, cioè pollice indice, pollice indice, pollice medio, pollice indice, oppure solo pollice indice. Quindi proviamo a fare il giro in questo modo. E cambio. Potrei anche fare tutto con pollice indice, guardate. Cambio. Adesso aggiungo il medio. Mi raccomando, ci vuole tanta pazienza, lo dico sempre ai miei allievi, ok? Bene, per dubbi, chiarimenti e domande scrivetemi pure in privato, scrivetemi su Instagram, sulla mail info@suonaresubito.it oppure sul mio canale Telegram suonare subito l'ukulele. A presto, ciao!